Siamo con Herrera, uno dei protagonisti di questa partita, una sfida che sulla carta non presentava delle complicazioni, in realtà però è stata in bilico almeno fino alla metà del secondo tempo, avevate soltanto 2 gol di vantaggio, tante occasioni che non sono state concretizzate, però tutto sommato alla fine è andata come ve l'aspettavate. Qual è la tua analisi? Sì, sapevamo che comunque era una partita insidiosa, dovevamo assolutamente fare i 3 punti, era importante per ripartire e per dare un seguito anche alla vittoria con il Santa Croce. Siamo molto contenti, insomma, loro rimanevano un po' chiusi, noi abbiamo qualche problema magari lì davanti, quindi stiamo cercando di sviluppare anche una manovra un pochino differente, stiamo recuperando anche alcuni giocatori, vedi Scarpetti che stasera è rientrato dopo un infortunio, sono molto contento per lui ma per tutta la squadra perché stiamo crescendo. Probabilmente non avete avuto la fortuna dal punto di vista fisico necessaria per fare un altro tipo di campionato, nel senso addirittura un campionato di vertice, perché effettivamente dal punto di vista del valore tecnico la vostra squadra aveva le potenzialità per andare a contrastare, diciamo, sia il team Nola Florida che l'Eagles Aprilia. Si è fatto male Fontemaggi, questo è sicuramente un'assenza piuttosto pesante, e da questo punto di vista comunque questo cementa ovviamente la vostra compattezza e la vostra, diciamo, grinta per il proseguo del campionato. Sì, il gruppo è veramente ottimo, mi dispiace molto per il nostro capitano Fontemaggi, lui è sicuramente un valore aggiunto per questa squadra, anche se gli altri portieri di reparto sono veramente eccezionali e stanno crescendo bene. Abbiamo avuto qualche guaio fisico anche dall'inizio dell'anno, compreso il sottoscritto che veramente ha avuto numerosi problemi, però piano piano stiamo un po' recuperando la forma, stiamo recuperando anche qualcuno, come ho detto prima, dall'infermeria, e puntiamo a fare una seconda parte di campionato degna anche dell'Arena Nettuno e degna anche dei giocatori che sono in questa squadra. Siamo con Roberto Ciaramella, mister del Città di Pontinia, una gara che i due ragazzi secondo me hanno ben interpretato, soprattutto nella prima parte, siete stati in grado di creare delle difficoltà alle Nettuno, l'impressione però che manca concretezza davanti alla porta, fate molta fatica a trovare le marcature. Beh, quello che hai detto sicuramente è giusto, hai letto bene la partita. Però contiamo anche che stiamo giocando con 6 under 17, quindi diciamo che abbiamo soprattutto difficoltà nell'esperienza, nella malizia, eccetera, eccetera. Sicuramente abbiamo disputato una buona gara, nonostante l'avversario abbastanza concentrato nella partita. Quindi questo è, noi siamo consapevoli di questa cosa, ma continueremo sicuramente a lavorare su questi ragazzi, che poi saranno il futuro del Pontinia, insomma. Rispetto comunque all'inizio del campionato, un percorso di crescita è evidente, la tua squadra sicuramente riesce a giocare un buon futsal, tante combinazioni comunque sono riuscite, anche dal punto di vista difensivo molta compattezza, ci sono comunque le idee e ci sono delle basi per poter comunque crescere e far bene. Sì, calcolando che io sono arrivato in corsa, cioè che mancavano 3 giornate alla fine del girone di andata, diciamo mi sono ritrovato già il lavoro fatto con l'Under 17 con il mister Federico Genovesi, quindi con lui ogni santo allenamento ci confrontiamo e cerchiamo di più che altro di far crescere loro, e quindi andiamo avanti così.